sotto la mia direzione qui, quindi diventeremo altro che la sì, festa. Dimmi quando possiamo andare, ah, che okay. Ci siamo. Bene, perfetto. Allora, cari amici di Ciao Como, ci siamo ancora, anche questa sera un'altra diretta. Pochi minuti fa abbiamo chiuso quella con il sindaco di Erba, qua nei nostri studi, per parlare del mercato. E adesso parliamo con un altro sindaco, che è quello di Moltrasio, Maria Carmela Ioculano. Io la ringrazio intanto sentitamente per la cortesia, per la disponibilità che ci ha dato, qualche minuto strappato agli impegni istituzionali. Sindaco, intanto grazie, buonasera a lei e grazie della cortesia. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Un caro saluto, sindaco. Immagino che per Moltrasio, il comune che lei rappresenta, è una giornata, sono giornate di ieri, oggi, decisamente difficili, usiamo forse un eufemismo, sindaco? Sì, direi che ha proprio descritto bene questa sensazione che noi stiamo provando di grande dolore, di grande sgomento per quanto accaduto. Abbiamo perso una nostra giovane concittadina, Tatiana Ortelli, e quindi c'è una famiglia che sta veramente vivendo dei momenti, credo, indescrivibili. Ma c'è anche l'altra famiglia di Nicolai Staldarini, che parimenti sta vivendo dei momenti molto difficili. No, dico esattamente, infatti ha fatto bene, sindaco, giustamente, a ricordare le due famiglie, lo abbiamo fatto anche noi questa mattina, eravamo presto a Moltrasio, ed è un dramma proprio per queste famiglie. Immagino lei conosca i genitori degli uni e degli altri, giusto? Sì, conosco entrambe le famiglie e anche i ragazzi, quindi conoscevo Tatiana e conosco Nicolai. Li conosco bene, insomma. Quindi questo sicuramente approfondisce il nostro dolore, perché comunque sono famiglie conosciute in paese, anche ragazzi comunque conosciuti, quindi poi siamo anche una piccola comunità, insomma ci si conosce un po' tutti, quindi questo è, insomma, è una ferita profonda per la nostra comunità. Le chiedo, sindaco, quando l'ha saputo ieri in mattinata, come gliel'hanno comunicato e qual è stata la sua reazione, la prima reazione, ovviamente da primo cittadino, ma anche da donna, ovviamente, di fronte a questa notizia così tragica? Guardi, l'ho saputo ieri mattina, intorno alle 7:30, dal comandante dei carabinieri di Cernobbio, e mi ha informato appunto del sinistro che era avvenuto nella notte, e purtroppo mi informava anche dell'esito di questo sinistro, e quindi subito mi ha detto della morte di Tatiana e anche del coinvolgimento di Nicolai, quindi diciamo, ho chiesto più volte, dico, ma cosa è successo, quindi mi sono fatta un po' descrivere la dinamica, per quanto allora si potesse sapere, però insomma, al di là della dinamica che poi diciamo a noi interessa sì e interessa no, nel senso che a noi come comunità ovviamente interessa il fatto che queste due famiglie, questi due ragazzi sono rimasti coinvolti. È proprio così, e quindi io intanto veramente, sindaco, la voglio ringraziare anche per la sua cortesia e di aver voluto dedicarci qualche minuto proprio per ricordare le due persone coinvolte. Come dice la nostra amica Elena, è una vicenda tristissima, beh, assolutamente, direi proprio di sì. So che lei, sindaco, andrà a trovare probabilmente tra poco, vero, i genitori della ragazza? Sì, io ho sentito prima telefonicamente il papà di Nicolai e più tardi andrò invece di persona a fare visita ai genitori di Tatiana. Sì. E insomma, non è facile, insomma, anche poi trovare le parole, però insomma, arriveranno. L'importante credo che sia la vicinanza ed esprimere tutto il nostro affetto e sapere che comunque la comunità c'è per loro. Questo è molto importante, ovviamente il momento di vicinanza, di solidarietà in una vicenda che arriva qualche settimana dopo un'altra vicenda complicata, no? Come il coronavirus, perché anche a Moltrasio ovviamente non siete stati immuni, insomma, anno difficile, caro sindaco. Sì, direi di sì, diciamo che il coronavirus ha un po' toccato tutti nel mondo, essendo una pandemia. Certo, anche noi non siamo stati risparmiati, seppur devo dire
insomma, siamo stati toccati non in modo particolarmente grave, però qualche caso l'abbiamo avuto anche noi e ovviamente poi ci sono state tutte le incombenze che sono derivate da questo problema, però decisamente questo fatto che è accaduto ieri ci tocca in modo molto più profondo, Direi proprio di sicuramente. sì. Senta, l'ultima cosa, poi la lasciamo, sindaco, non si sa ancora al momento la data del funerale, vero, di Tatiana, per il momento, non si sa. Non ho certezza, si parla di sabato, ma non abbiamo ancora comunque la conferma di questa data. Va bene, senta, intanto allora la salutiamo e la ringraziamo per questi minuti che ovviamente ci ha dedicato. Come molti nostri ascoltatori ci stanno seguendo in diretta a Facebook, ovviamente grande tristezza, un abbraccio alla famiglia, soprattutto quella appunto della giovane vittima, ma ovviamente non si può dimenticare nemmeno l'altra famiglia, perché io immagino, Certo. no, sindaco, questo è un dramma a tutto tondo, no? Assolutamente sì, io come le dicevo ho sentito il padre, vabbè, insomma, posso lasciarvi Sì. immaginare lo stato in cui si trova questa famiglia, ecco, per cui soprattutto anche perché come anche insomma, la stampa ha reso noto, i due ragazzi avevano, tra loro c'era veramente un legame di amicizia molto profondo. Quindi questo credo che insomma, anche per le famiglie da una parte importante, e vabbè, però questo non allevia quello che è il grande dolore, sicuramente. Assolutamente. Allora, Maria Carmela Ioculano, sindaco di Moltrasio, ospite graditissima questa sera di Ciao Como nella diretta radio, diretta Facebook. Sindaco, grazie ancora. Grazie a voi. Ovviamente una vicinanza, un abbraccio a lei e a tutta la sua bellissima comunità in questo momento così difficile. Grazie, sindaco. Grazie, grazie a voi e grazie anche agli ascoltatori che hanno voluto manifestare la loro solidarietà. Sì, lo hanno Grazie fatto e infinite. lo stanno facendo in questo momento davvero in maniera molto molto partecipata. Io li ringrazio perché ecco, in questo è un momento molto delicato e quindi ho chiesto anche già ieri il massimo rispetto di tutte le parti coinvolte. Sono stati assolutamente rispettosi. Grazie ancora, sindaco. Grazie, buonasera, buonasera a tutti.